Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo in questa bella giornata di maggio, soleggiata. Beh, sicuramente lo è stata anche quella giornata di quel 5 maggio del 1956 quando venne inaugurata, la vediamo, la Casa Sollievo della Sofferenza. Qui tra le mie mani i diversi discorsi di Padre Pio del 56, il giorno dell'inaugurazione, che spesse volte ci imbattiamo in alcuni filmati, vediamo, ascoltiamo queste parole, poi vediamo anche, e lo riprendiamo dai nostri archivi, l'anniversario, il primo anniversario della Casa Sollievo della Sofferenza nel 57. Però oggi vogliamo soffermarci sull'ultimo anniversario, che in un certo senso ha anche celebrato Padre Pio dinanzi al pronao della Casa Sollievo della Sofferenza, quello del 66, il decimo anniversario dell'inaugurazione della Casa Sollievo della Sofferenza, ultimo perché è stato celebrato con una grande festa da parte di Padre Pio, e anche perché abbiamo delle belle immagini che dal nostro archivio recuperiamo e vogliamo raccontare a tutti voi. Ecco, ci vogliamo soffermare su questo bellissimo discorso che invito tutti voi a leggere. Ecco, potete andare sul sito internet padrepio.it e in questa giornata rileggere i discorsi che fece Padre Pio a tutti quanti i presenti. Figli miei benedetti, vi ringrazio con tutto il cuore per il grande dono della vostra generosità. E Padre Pio lo sta continuando a fare, sta continuando a dare questo messaggio a tutti noi, per i sacrifici compiuti, per l'interesse, le premure, poiché voi siete stati gli strumenti nelle mani di Dio a realizzare questa casa. Il mio ricordo e ringraziamento va a tutti coloro che fin dalla prima ora collaborarono per la nascita di questa Casa Sollievo della Sofferenza. Il mio ricordo paterno va ai gruppi di preghiera diffusi nel mondo, presenti in occasione del decennale. Affiancati alla Casa Sollievo della Sofferenza sono delle posizioni avanzate di questa cittadella della carità, vivai di fede, focolai d'amore. Ecco, avete una grande responsabilità, cari amici dei gruppi di preghiera di Padre Pio. È la preghiera, scrive Padre Pio e dice a tutti quanti Padre Pio, questa forza unita di tutte le anime buone che muove il mondo e che rinnova le coscienze, che sostiene la casa, che conforta i sofferenti, che guarisce gli ammalati, che santifica il lavoro, che eleva l'assistenza sanitaria e che dona la forza morale cristiana a rassegnazione umana sofferenza e che spande il sorriso e la benedizione di Dio su ogni languore e debolezza. Il nostro ricordo va a quanti hanno perso la vita in questo anno e soprattutto va a quanti hanno dato un grande sostegno, ecco, a tutti i medici, gli infermieri, gli assistenti sanitari, non solo di Casa Sollievo ma del mondo intero, che sono stati sempre, nonostante tutto, in prima linea per combattere questo flagello.